Cedo la parola al professor Colagna. Grazie. Nessuno può pensare di poter governare l'Ateneo da solo, quindi anche noi assolutamente non siamo di questo avviso. Sarà estremamente importante per il rettore che vince individuare un buon network di colleghi, di docenti e in generale di personale dell'Ateneo che possano collaborare e che possano quindi dedicare tempo e energie per il buon funzionamento dell'Ateneo stesso. Noi pensiamo che si debba seguire anche qui un criterio meritocratico, nel senso che vanno individuate le persone che da un lato per competenza professionale siano nella posizione migliore per svolgere quel particolare compito, per ricoprire quella particolare funzione. E poi anche la necessità di avere persone entusiaste di questo fatto, cioè è chiaro che ci vuole anche un desiderio di mettersi un po' in gioco, di dedicare almeno una parte del proprio tempo anche a compiti di gestione, diciamo, dell'Ateneo, compiti di delegato del rettore o cose di questo tipo che possono mangiare tempo, attività didattica, attività di ricerca. Questo tipo di attività va premiata in qualche modo e abbiamo diversi possibili strumenti, lo strumento dell'indennità di carica, lo strumento di riduzioni sul carico didattico, lo strumento di particolari eventuali accessi a fondi di ricerca, quindi gli strumenti ce li abbiamo. E per quanto riguarda il problema dell'indennità di carica, riteniamo che qualche riduzione sia possibile, assolutamente, siamo disponibili a questo e un'idea potrebbe essere quella di andare a fare una piccola indagine su quello che accade negli altri atenei, soprattutto quelli forse più vicini a noi, e posizionarci sui valori medi, di quello che accade per gli altri atenei.